In questo video voglio raccontarvi e voglio portarvi con me nell'ultimo mese di preparazione per l'Ironman di Cervia. Sabato 13 agosto ed è tutto pronto per partire. Oggi lungo 10. Sono le 6:19 e qui è tutto pronto. Ora serve solo metterci le gambe e partire. Andiamo, va. Partenza alle 6:30. Oggi devo stare almeno 5 ore in bici. Stamattina, ragazzi, è freschetto. Questa me la godo. Non so quanto durerà. Ho un allenamento abbastanza tosto, che non ho fatto mai, e quindi sono un po' emozionato, mettiamola così. Ma vediamo che viene fuori. Non c'è niente da fare, ragazzi, il mattino ho l'oro in bocca. 90 km andati, adesso ci sta un bel caffè per spezzare il giro. Le gambe, ragazzi, sono cotte. Non riesco a capire perché. Non è giustificata la stanchezza che sto facendo per quello che sto spingendo, però mi sto divertendo. Quindi oggi, in questo momento di grazia, cercherò di portarmi a casa una 150 di chilometri. Vediamo tra un po' se vi do conferma. Sì, guarda, la settimana scorsa, che erano, ti ricordi, 38-40 gradi, ero disidratato. Adesso ho bevuto due borracce d'acqua in 90 km, l'altra volta ne avevo fatte fuori, 4-5. Riempiamo le borracce e ci metto due pasticchette. Queste sono degli elettroliti, sempre della Prosis, che si sciolgono in acqua. Così adesso inizia il caldo, reintegriamo un po'. Due borracce riempite e siamo pronti per affrontare almeno altri 60 km. E qui abbiamo la restante integrazione della giornata, sempre supportato da Prosis: una barretta, due gel e due borracce. Alla fine mi sono preso un altro caffè, chissà se è per temporeggiare o perché proprio ne avevo voglia. Ale, adesso già ho fatto 4 ore, l'ultima ora vado in salita a cuocere le gambe del tutto. km, pit stop per ricaricare l'acqua alla fontana e poi si riparte. Devo dire che con il nuovo assetto non mi trovo per niente male. Ancora devo fare la posizione, però direi che ci siamo. A parte i piedi, dove sono i piedi? Mannaggia, i piedi che stanno soffrendo come disgraziati dentro queste scarpette. Che giro che mi sono sparato oggi. Ora rientro a casa e, ragazzi, faccio razzie di cibo. Ah, rientrato finalmente. Dove c'è Paola, dove c'è Iris, lì per terra mezza nuda. Sono stato bravo oggi, vero? Bravissimo. Eh sì, bravo cazzo. Dopo aver fatto l'Ironman di Vittoria Gasteiz circa 2 mesi fa, non sono riuscito più ad andare avanti con la programmazione come avrei voluto. Ho preso il Covid subito dopo l'Ironman, ho avuto un momento di down dove non sono riuscito più ad allenarmi, poi sono sopraggiunti diversi impegni lavorativi e familiari e quindi ho deciso di prepararmi sfruttando i lunghi del weekend. Tutto pronto, ieri lungo di bici, oggi lungo di corsa. Ragazze, io vado a correre. Senti, mi date un po' di forza? Grande, con questa forza riuscirò a fare il lungo. E sono riuscito ad uscire stamattina. Quasi mezzogiorno e sì, va a finire che esco sempre all'orario più caldo. Ma va bene, almeno ci si allena meglio rispetto a quella che sarà poi la gara, perché a Cervia si correrà al caldo. O meglio, di solito è così. Poi se quel giorno pioverà e sarà più fresco, ben venga. E l'allenamento di oggi vuole essere un lungo. Sono un po' cotto perché ieri mi sono fatto 180 km in bici. Molto cotto, sono più stanco di quello che immaginavo, quindi vediamo un po' a sensazione, però dai che sono convinto che ce la faccio, perché è tutto qui, ragazzi, è tutto qui. Ho messo anche le nuove scarpe, queste sono le Nike Vaporfly Next Percent 2, pantaloncino, questo è Decathlon con tutte le tasche, una figata perché ci metto i gel e tutto, maglietta fighissima, l'ho presa all'ultimo Ironman, spettacolare, zainetto con borraccia per idratarmi, oramai questo per me è un must, soprattutto nelle stagioni calde, buff di correre naturale, Garmin 955 e poi cos'è che ho? Occhiali POC,
visiera Ironman. E qui ho il cellulare nell'arm band della Quad Lock. Non è un video sponsorizzato, però siccome mi chiedete sempre che cosa usi, che cosa non usi, vi faccio vedere quello che sto usando. Riscaldamento chiacchierando, e adesso è ora di partire. Primi 5 km andati. Mi sono appena preso un gel. I lunghi li sfrutto anche per abituarmi all'alimentazione gara. E quindi sto facendo un gel ogni 5 km, quello che poi vorrò fare all'Ironman di Cervia. Speriamo, perché allo scorso Ironman, quello a Vitoria, non sono riuscito a mangiare niente nella maratona. Quindi vediamo se stavolta va meglio in quel senso. 35 gradi, chilometro 12, 35 gradi, e oggi li sento molto meno perché c'è vento, e anzi sentirà niente questo vento. Andiamo verso il 13° chilometro e vediamo quanto resisto ancora. Sono al chilometro 19, tutto va bene, un po' stanco a livello di gambe, il lungo di ieri si sta facendo sentire, ma va bene così, perché questa è la sensazione a cui devo abituarmi poi per la maratona dell'Ironman, dove le gambe sicuramente quando scendo dalla bici non saranno tanto fresche. 24° chilometro. Ho accelerato un po' negli ultimi chilometri, sto gestendo bene alimentazione e idratazione, ho finito l'acqua, adesso tra un chilometro preciso ho la fontana, così ricarico il tutto. Devo dire che sta andando bene, solo le gambe sono stanche, organicamente mi sento bene, vabbè il caldo è il caldo, quindi bisogna gestirlo. E voilà, ultimo chilometro di questo lungo di oggi, che devo dire mi ha sorpreso. Stanchezza sì, fatica mentale sì, però meno del previsto nonostante le temperature e il clima. Alle 30 km portati a casa, adesso un po' di bel defaticamento con una corsa facile facile, quasi sul posto, ed è ora di mangiare, ragazzi, ho una fame diabolica. Questo weekend è stato veramente impegnativo, come avete visto un lungo di bici seguito il giorno dopo da un bel lungo di corsa, caldo, umidità, però è stato davvero molto bello, e così ho voluto replicare il weekend successivo. Per me era un momento davvero particolare questo, perché accadeva a un mese esatto dall'incidente che ho avuto l'anno scorso, in cui mi hanno investito e ho rischiato di lasciarci le penne, e quindi ho voluto festeggiare e celebrare con due bellissimi allenamenti lunghi. Buongiorno ragazzi, sono le 6:30 anche oggi, altro giro, altra corsa, altro lungo in bici. Un anno fa sono stato investito in bici e a momenti ci lascio le penne. Oggi celebro la vita con questa bella corsa. Sono già 25 km e mi sento vivo. E pensare che stamattina mi sono svegliato nervoso, strano, un po' cupo. Ho fatto un esercizio che sto facendo da un po', della gratitudine. Un esercizio fantastico, ho pensato le 5 cose per cui sono grato. Intanto essere vivo e stare bene, non lo date mai per scontato. L'anno scorso a oggi ero sul letto di un ospedale. Il secondo, essere circondato da persone che amo e che mi amano. E la terza cosa, che tutte le persone che amo e a cui voglio bene sono vive e ad oggi stanno bene. Anche questa non è una cosa per niente scontata. Quarto, il fatto che oggi avrei affrontato un gran bel allenamento con una bella giornata in vista dell'Ironman che ho tra un mese. E quinto, che oggi concluderò un bellissimo progetto lavorativo di cui presto sentirete parlare. E così mi sono alzato, anzi ho alzato il culo e ho detto: sai che ti dico, col cavolo che lascio perdere, anzi oggi mi faccio proprio un bel allenamento e ritrovo la motivazione, costi quel che costi. E così è stato, 30 km, una corsa sotto i 38 gradi di oggi, a cercare una fatica bella, quella che veramente ti fa sentire vivo. Infrasettimanalmente in questo mese non sono riuscito a fare granché, se non qualche corsa rigenerante e qualche nuotatina. Non sono riuscito ad andare in bici ed è per questo che ho sfruttato i lunghi, per mantenere un po' l'allenamento che avevo dall'Ironman scorso. A 2 settimane dall'Ironman poi ho deciso di fare un combinato. Il tempo non è stato dalla mia parte, quindi ho optato per un'oretta di rulli e un lungo di corsa, per stancare le gambe prima e poi sperimentare quelle sensazioni che da lì a 2 settimane sicuramente sarei andato a dover gestire durante l'Ironman. È stato un bellissimo allenamento. Benvenuti in una normale domenica mattina. Ti guardiamo tutti, eh? Eh sì, è una normale domenica mattina e a me aspetta un bel lungo. Oggi faccio un combinato perché mancano solo 3 settimane all'Ironman e qui devo ancora farne un po' di lavoro. Sono ancora in disabille, adesso mi vesto, mi preparo,
e mi faccio coraggio. Che vi devo dire, sto temporeggiando in tutti i modi. Mi sono fatto l'ennesimo caffè della giornata. La verità è che oggi non c'ho tanta voglia. Sono stanco, non sono molto motivato. Mi sono svegliato alle 6, ho lavorato fino a 20 minuti fa. Mi sono cambiato e tutto. Ero abbastanza carico e mi è scesa un po' la catena. Dovrei fare un combinato, un'ora di bici e almeno 2 ore di corsa. Però sto già negoziando con me stesso per saltare la bici e andare solo a fare la corsa. E questo non è un buon segno. Iris, io non ho tanta voglia di fare un combinato, però se tu mi crei una zona cambio come quella dell'Ironman e me la metti lì vicino alla porta, io faccio il combinato. Prendi un foglio, ci scrivi zona cambio, me lo metti lì, io ci appoggio le scarpe da corsa, il buff, gli integratori, la... come si chiama? La cintura con la cartucciera. E dai, vediamo se riesco. Me lo fai? Mi fai la zona cambio? Dai. Senti, mi fai vedere la zona cambio? Come è stata preparata? Che gli aggiungo? Per favore. Nel frattempo è passata un'ora. Io ancora non sono andato in bici. Qui c'è la mia zona cambio preparata da Iris con amore. La visiera, giustamente. La cartucciera. Addirittura qui c'è scarpa sinistra. Wow, che livello di dettaglio. Lo zaino, giusto. Il posto per lo zainetto, giusto. Andiamo ad aggiungerci la borraccia, che poi metterò nello zainetto. E questo, che è un integratore, un pre-workout, il Big Shot. Grazie, grazie ragazze. Mi hai fatto una spettacolare zona cambio. Ragazzi, io auguro a tutti voi di avere supporter così affiatati, che ti fanno venire voglia di allenarti anche quando non ce l'hai, e che ti supportano in ogni tuo passo, vero? Sono partito con la bici, alla fine ho deciso di fare il combinato. Un'oretta sui rulli a un'intensità comoda scomoda, non tanto per il fiato quanto per le gambe che bruciano. Sono cotto, ragazzi, sono cotto. Dopo questa ora e le gambe stanche, da questa oretta di bici e dalle 2 ore di ieri, inizio a correre e vediamo che viene fuori. Almeno sperimentiamo un po' le sensazioni delle gambe emulando la gara. Qui Zwift che sto usando, vedete quali sono le zone di potenza a cui sto andando. Adesso un intervallo a 225. E devo dire che le mie gambe lo stanno sentendo tutto. Ora in bici terminata. I rulli, ragazzi, sono micidiali. Ragazze, io ho fatto l'ora di bici. Adesso devo fare la zona cambio. Wow! Pronti per la zona cambio. Ho i calzini fradici. Prima scarpe. Ecco, queste non sono le scarpe più facili da mettere in velocità. Comunque sì, già un minuto perso. I secondi passano. I secondi passano. Gli atleti passano. Visiera, borraccia, Big Shot. Non sparo subito. Cartucciera, occhiali. E vabbè, questo lo metto, anche se all'Ironman non si può portare il cellulare. Io adesso me lo porto dietro per fare questo video. Bene, che dire, ho tutto, sono pronto. Le gambe, l'orologio. E si è aperta la fascia. E io sono pronto a partire, usciamo. Beh, che ve lo dico a fare, come al solito, a mezzogiorno e mezzo, sotto i 35 gradi, con tasso di umidità della pianura padana. Ma questo è ancora più allenante. Wow, che spettacolo correre in natura, ragazzi. 15° chilometro in questo combinato, un'ora di rulli e vediamo quanto di corsa. Io punto ai 30 km, sono già 15. 20° chilometro, sto tenendo un bel passo, anche perché avevo girato l'orologio e fino al 20° non ho guardato la velocità e sono contento. A sforzo percepito, anche la velocità è buona. E ora mi dirigo verso casa perché ho chiesto a Paola se mi fa fare un pit stop. Ecco. Sì, sono al chilometro 23 e ho completamente finito tutti i liquidi in una giornata veramente caldissima. Ricarichiamo qua. Riparto, grazie. Vai. Paola, il pit stop. Vai, High five. Ripartiamo, va. Di qua o di là? Di qua. 25° chilometro e sto tenendo una fatica simile a quella che sono sicuro poi dovrò gestire in gara. Fatica scomoda, però bisogna imparare a gestirla. Questo è il bello, imparare a conoscersi, a gestire la fatica, il dialogo interno. Ancora 5 chilometri, dai Daniele. Ultimo chilometro e siamo arrivati a 30. È stata tosta, questi ultimi 5 non sono stati facili da gestire. All'Ironman ce ne saranno altri 12, però ovviamente il passo non sarà quello che ho tenuto oggi. Adesso sapete che faccio? Finisco i 30, cammino un po', bevo qualcosa e poi ne faccio altri 5. Dai, dai, 30 chilometri andati. Ragazzi, oggi è tosta.
situazione veramente limite a livello di caldo e umidità, però bello perché almeno si testano i confini. Ho dovuto gestire bene l'idratazione, che non ho gestito bene. Adesso vado verso la fontana, mi idrato un po', anche se non ho portato con me sali ed elettroliti, sbagliato, però anche così si impara sbagliando. E poi faccio altri 5 km e mi metto a quello che vorrebbe essere invece il passo gara poi all'Ironman. Non so se ce la farò, però mettersi degli obiettivi è importante, così da avere dei punti di riferimento. Nel frattempo Paola pettina le bambole, la nostra bambola. Bambola preferita. Che bella, la mamma e la tata. Ragazzi, 35 km andati, adesso idrato e poi doccia e si mangia. E a pochi giorni dall'Ironman vi confesso che non sto più nella pelle, non vedo l'ora di trovarmi lì in quella linea di partenza e godermi una giornata spettacolare dove sicuramente farò tanta, tanta sana fatica, ma allo stesso tempo sono convinto che mi divertirò come un pazzo.